Buongiorno, buongiorno a tutti, spero tutto quanto sia a posto e sia un'ottima giornata anche da voi. Qui c'è il sole, ieri diluvio, oggi c'è il sole. Bene così. Allora, signori, un paio di notizie interessanti che sono secondo me una gran bufalona, sinceramente. La prima ovviamente è Ronaldo al Milan, perché è vero che Mendes ha proposto al Milan Ronaldo, perché cerca di trovare una casa ovviamente, è un giocatore che è svogliato qui a Manchester, non vuole giocare. Quindi non va d'accordo con l'allenatore, apparentemente, non so esattamente dove sia il problema, non si è ben capito. Però onestamente, dovunque vada farà male, se posso dire la mia opinione. E tornare in Serie A da noi la vedo molto complessa. Sembra però che l'abbia proposto appunto per avere qualche sgravo con la questione Leao. Perché il suo primo pensiero, secondo me, di Mendez è quello di riuscire a portare Leao su altri colori, quindi su quelli dei Blues. Stanno provando a fare questa cosa. L'offerta non è arrivata ancora, apparentemente ufficiale non c'è. Aspetteremo, vediamo cosa succede. Spero sinceramente che non accada, perché al momento comunque il tempo è sempre più limitato. Se dovesse arrivare, la gatta da pelare arriva, perché come dicevo ieri, dire di no a 120 milioni è molto 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 complesso. Ci sono altri nomi sul mercato, Charles Aubameyang appunto, anche lui viene dalla Premier League, un giocatore molto interessante, con un difensore molto fisico del 99, molto interessante come prospetto. Questo veramente mi dà da pensare che potrebbe essere quello giusto, se posso dire la mia. Ovviamente è sempre da vedere, è sempre da vedere, perché è una questione molto complessa, perché il giocatore addirittura l'ho visto giocare addirittura in centrocampo per questioni di essere short, diciamo, come rosa, ha giocato nel centrocampo. Mi sembra molto duttile, mi sembra molto fisico, è un buon giocatore, secondo me potrebbe essere interessante per il nostro Milan. Adesso andiamo a parlare un attimo velocemente del Bologna, che ovviamente sarà la nostra prossima avversaria in casa. Bologna è una squadra che secondo me ha le possibilità di fare bene. Mi riferisco alle parole di Mihajlovic dopo l'ultima partita, che difatti diceva contro il Milan spero anche vinca chi non merita, quindi non il più forte. Penso si riferisse a loro, immagino. Io credo che il Bologna, con i nuovi acquisti importanti, nel mio punto di vista importanti, perché c'è da considerare un Arnautovic davanti, non è un nuovo acquisto, però non è andato via quest'anno, anche se era sul piatto del Manchester United. Non è andato, è un giocatore secondo me che a 10-15 gol li può fare quest'anno. La squadra gioca bene, gioca intorno a lui. Abbiamo un Orsolini che però dovrebbe essere appunto squalificato per questa partita, che sinceramente non mi dispiace, perché Orsolini è uno di quei giocatori che può fare la differenza, può fare veramente bene quando è in campo, perché è un bel fantasista, è capace di fare veramente bene. La parte che interessa di più del Bologna è il 3-5-2, che di solito si va a prestare. È una soluzione che a Mihajlovic piace molto, perché dà quell'equilibrio centrocampo e quella forza in attacco. C'è da pensare molto a come Milan andrà ad approcciare questa partita. Si è riportato che in questi giorni Milan aveva giocato con un modulo diverso, con un 4-3-1-2. No, io appunto dicevo, potrebbe essere una questione rilevante il fatto di Leao. Se dovesse andare, il 4-3-1-2 porta via l'esigenza del giocatore in quella parte del campo, per cui potrebbe essere anche questo il vero e proprio motivo del cambio di modulo. Potrebbe essere semplicemente che si sta provando a fare un'alternativa al nostro solito 4-2-3-1, per vedere se riusciamo a creare più occasioni da gol e mettere la palla più spesso al centro. Il discorso è che adesso due punte secondo me sono fattibili, un Origi e un Giroud sono molto fattibili, o un Rebic, un Origi, sono cose fattibili. Comunque a sinistra può giocarsi a Rebic che Origi, quindi abbiamo possibilità di fare bene su quella parte. L'unico mio pensiero è vedere una squadra come quella che ho visto per 15-20 minuti contro l'Atalanta, una squadra che porta palla e si la prende se fa e riesce a fare il gioco che vuole. Col Bologna in teoria è un po' più semplice, però non c'è da sottovalutare nessuno, sinceramente. Con questo, signori, questo è un saluto, ci vediamo presto. Io da domani sono in vacanza, torna Marco e ci si vede più avanti. Intanto, saluto, un abbraccio e forza Milan!